Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 9.35 minuti in questo istante di oggi, mercoledì 31 maggio 2017, e anche maggio ci saluta. Siamo arrivati alla fine di questo accaldato maggio. Effettivamente le previsioni danno caldo ancora per i prossimi giorni, l'avete visto poco prima della nostra entrata in studio, grande caldo ancora per i prossimi giorni, le prossime settimane, con un piccolo lieve diminuzione, diciamo che dai 31 scendiamo ai 29, insomma, non so quanti di noi se ne accorgeranno. Quest'oggi parliamo di Milano, come sempre, e di una di quelle situazioni che forse proprio perché siamo a Milano è potuta nascere e diventare quello che è. Stiamo parlando di Sharing Daddy, è un progetto, un blog, a me viene in mente anche forse uno stile di vita, però adesso lo chiederemo all'interessato, a colui che ha inventato Sharing Daddy. Sto parlando di Francesco Facchini. Buongiorno Francesco e benvenuto. Buongiorno agli spettatori, ai social spettatori, ai social... Come si dice? E buongiorno a te Fabio, grazie per l'invito. Grazie a te, guarda, noi ci raccaviamo dicendo buongiorno ai milanesi, così facciamo prima, così almeno la tagliamo... Credo si possa anche dire web visitatori, è brutto, web ascoltatori suona male, quindi insomma diciamo i milanesi in generale, facciamo così. Francesco, appunto, dicevamo Sharing Daddy è un progetto che tu hai inventato e creato e pensato perché ne hai avuto necessità, diciamo, in un certo senso, a un certo punto, e hai voluto affrontare quello che molte famiglie, molte uomini e molte donne affrontano, cioè una separazione con dei figli in mezzo, in una maniera diversa però, giusto? Sì, ne ho avuto la possibilità perché prima di tutto ho avuto a che fare con una ex moglie, con la mamma di mio figlio si chiama Davide, la sua mamma si chiama Stefania, molto intelligente. E questa è la grande premessa, che non è scontata e che va usata, l'intelligenza va usata soprattutto nella separazione, soprattutto in questo processo molto grave che è la fine di un matrimonio, la morte di un matrimonio, e soprattutto, scusate la ripetizione, ma una ridondanza che ci stava, quando di mezzo ci sono dei figli. La grande bellezza di questa situazione è che queste due persone che hanno messo fine al matrimonio, cioè io e la mia ex moglie, hanno deciso di tenere separate le due cose, operazione non facile, ma di tenere separate il fatto di essere sposati dal fatto di essere genitori. Mm. Questa grande bellezza... Mi sembra già un punto di partenza interessante. Sì, cioè, è il punto di partenza. Distingue, diciamo, i due ruoli. Non è un unico ruolo, è da una parte essere genitori, dall'altra essere marito e moglie. Sì, è una cosa che non viene facile, perché ci sono tanti interessi quando una coppia si spacca. È una cosa che non viene facile perché c'è tanta rabbia, tanto dolore, tanto rancore. È una cosa che però ho cominciato a scrivere sul mio blog, che è francescofacchini.it, perché faceva molto parte di me questa avventura, e perché l'ho voluta comunicare per far capire che una possibilità di separarsi con dei figli in una maniera diversa c'è. Quindi ecco, mi sono messo a scrivere. Allora, entriamo nel caldo. Qual è questa maniera diversa? Cosa c'è di diverso nella vostra separazione rispetto ad altre? Nella nostra separazione ci sono delle caratteristiche quasi uniche, ma credo e spero che la cosa stia cambiando. Poi magari ne parliamo, perché la legislazione sta cambiando, perché i tribunali stanno cambiando e perché la figura del padre, spesso vessata dalla giurisprudenza, che è sempre stata matricentrica, si sta veramente risollevando. Cosa c'è stato di diverso? È molto semplice, grazie a questa premessa che io ho fatto abbiamo sviluppato un accordo di separazione a tempo paritario, ad affido condiviso e a tempo paritario. Abbiamo preso due case molto vicine, abbiamo fatto un accordo con due avvocati che ci hanno seguito proprio nella redazione di questa
di questo accordo che tra di noi già c'era. Dice che avete preso due case vicine e siete in un certo senso costretti ad avere le case vicine, se non potete. Nell'accordo di separazione che dobbiamo stare a meno di un chilometro di distanza. Che è bellissima questa cosa, che di solito è il contrario, no? Di solito ci sono le restrizioni di dire non puoi stare a più di 300 metri, a meno di 300 metri da me non starci. Invece tu non puoi stare a più di 1000 metri dalla casa della tua moglie. È così, c'è proprio scritto nella separazione. È stata presa un'altra casa, è stato creato un altro mini contesto per questo bambino è stato portato gradualmente con un lavoro molto faticoso a stare quello che è oggi, una settimana intera con me e una settimana intera con la mamma, senza scossoni, senza strattoni, senza disorientamenti, con un grande arricchimento, perché stare col papà è diverso che stare con la mamma. E mi ha fatto ufficialmente iniziare l'avventura del papà single professionista, perché tu sai che faccio tante altre cose, sì, ma io sono soprattutto un papà single professionista part time, perché 50% del tempo. E infatti, non ci sono stati avuto problemi economici, nel senso che l'affidamento è diretto, quindi l'assegno di mantenimento non c'è. Ok. E se non per il fatto che anche qui ci vuole intelligenza, abbiamo un conto in comune con dei soldi in comune che vengono gestiti e la cui rendicontazione diviene automatica per quanto riguarda le spese straordinarie, no? Il dentista piuttosto che i plantari per i piedi, piuttosto che le vacanze. E quindi a rendicontazione automatica, perché io ogni volta che spendo da quel conto viene fuori la strisciata del bancomat, non devo neanche stare a dire io ti do lo scontrino, tu mi dai lo scontrino, è tutto registrato, è tutto computerizzato e va tutto in grande armonia. Io e lei ci sentiamo tutti i giorni, più volte al giorno, e al centro c'è il bene del bambino. Ecco, tu hai sempre avuto una grande passione per la scrittura, sei un giornalista, quindi hai sempre voluto raccontare tante storie. A un certo punto ti sei trovato a dover raccontare la tua storia, però. Esattamente. Allora, all'inizio poteva sembrare anche un po' terapeutico, e forse lo era. Beh, molti infatti come consiglio dicono scrivete, che insomma. Perché sostanzialmente mi sono trovato a vedere solo macerie della mia vita. Ecco, perché diciamo, non è una passeggiata comunque. No. Cioè, no, una separazione è un trauma forte. È una grande tragedia. Forte, è a prescindere da poi come si fa, nel senso che comunque è comunque stato difficile e doloroso, immagino. Esatto, lo è stato anche per me, anche se da molti papà separati vengo sostanzialmente additato come quasi odiato per la mia gestione così particolare di questo accordo di separazione, però dalle macerie dovevo e ho voluto ricostruire subito qualcosa. Okay. Forse i primi pezzi del blog sono molto autoreferenziali, ma poi è iniziato tutta una serie di pezzi che sono molto pratici, di consigli, di avventure, di cose da fare, di diete piuttosto, di come si lavano i vetri, che sono diventate un dialogo con una comunità di padri separati che sono persone molto in difficoltà. Ecco, come hai risposto appunto? E dopo le prime titubanze c'è stata anche una grande corrispondenza. Perché come dire, Francesco, è abbastanza normale, diciamo, se sembra così normale, trovare mamme che raccontano delle proprie storie con i propri figli, che fanno blog, fanno profili Instagram, sono profili Instagram con dei follower milionari sulla gestione dei propri figli da parte di mamme. Di papà quasi mai se ne sente parlare, sempre appunto, se non in maniera, non dico negativa, ma triste, perché ci sono problemi così. Tu invece hai cominciato a dare anche appunto consigli pratici su come vivere la vita quotidiana con i propri figliuoli. Sì, perché da quelle macerie si apriva una grande voragine, con una grande paura dell'horror vacui, diciamo, che dovevo improvvisarmi padre completo anche su molte cose che culturalmente, personalmente non riuscivo a fare. E allora cosa ho detto? Beh, le faccio e magari trovo un mio modo e dico, guardate, il mio modo è questo, magari ci confrontiamo, voi mi dite il vostro,
ci facciamo, come dire, ci facciamo su una comunità di papà che adesso mai vi conoscete, stanno un po' coi figli, sì, e magari si consigliano le cose, si fanno, cioè da questo è nato anche un gruppo WhatsApp con altri padri milanesi che mi hanno detto: ma perché non vieni con noi, ci vediamo, ci sentiamo, sono nate amicizie per mio figlio, sono nate dialoghi con persone che da lontano mi dicono: mi ha dato tanto sollievo pensare che si possa fare, anche a me è successo così. In un mondo di papà separati, che è un mondo tremendamente pieno di difficoltà, orientato a purtroppo una situazione di disperazione abbastanza diffusa, quella dei padri separati è una piaga sociale che anche io ho esaminato, perché non voglio fare il tonto che fa finta che fare il papà, sì, single sia figo. E ho esaminato anche facendo delle interviste, facendo dei servizi e pubblicando interviste anche scioccanti sul fenomeno. Una di queste, per esempio, riguarda proprio Milano, perché io sono andato alla Ronda della Carità. Sul mio sito c'è un'intervista di uno dei responsabili della Ronda della Carità che dice dei numeri. A Milano è una città grande, bella, bellissima, però è anche una città dove ci sono 101.000 persone sotto la soglia di povertà assoluta, e di queste 60.000 sono padri separati. 60.000. Cioè è un numero impressionante. Sì, sì, sì. Okay? E è vero che questo mondo è un mondo disperato, ma è vero anche che aveva bisogno di una voce positiva. Quella voce positiva credo di essere io, che piano piano ho, come dire, stretto attorno a me una comunità di 5-6 mila lettori al mese che interagisce con il sito, che non commenta molto ma privatamente mi manda dei messaggi e interagisce anche con me, e trova in questa visione, una volta superata la titubanza del vorrei ammazzarti perché tu c'hai culo, e io rispondo sì, è quello, guardate, forse non è culo, forse è che sono riuscito, diciamo che una piccola dose di fortuna forse c'è stata nel fatto di avere una moglie comunque intelligente che ha accettato questo. Dopodiché però si poteva, passatemi il termine, mandare in vacca tutto in un attimo volendo, esatto, cioè, esatto. Senso, quindi, per tenere lo stesso equilibrio, diciamo, non è stata dei commenti proprio, che proprio ti dicono fortuna. Insomma, è stato un forte impegno, immagino, e impegnativo. E in questo mondo io dopo questi primi 5 minuti di odio riscontro abbastanza successo e affetto. Mi sono anche un po' allontanato da questo mondo, cominciando a raccontare, specialmente negli ultimi tempi, proprio di un papà che sta con il proprio figlio. A proposito, apro una parentesi, il blogger papà ci sono, ma sono tutti comodamente sposati. Ah, ok. Quindi volevo dire ai miei amici blogger papà, vi amo tutti, però effettivamente un'altra storia, diciamo. Ecco, raccontate un'altra storia, che bella, che ben venga, anzi, meno male che esistano ancora coppie che rimangono sposate, per fortuna. Francesco Uccello oppure i ragazzi che fanno Aliup, Vercellino, questa gente qui li leggo tutti i giorni, tuttavia però sono un po' più comodi di me, perché io tra l'altro poi ho attraversato una curva che ha fatto in modo che io perdessi famiglia, lavoro e l'ultimo genitore che avevo nel giro di un anno e mezzo, quindi diciamo che le macerie erano proprio tutte macerie, e in un anno mi sono completamente ribaltato la vita. Ecco, Sharing Daddy quindi appunto è stato proprio una rinascita completa, lo stiamo anche vediamo che proprio il tuo blog di una semplicità, mi viene da dire, fondamentale, però, perché è proprio semplice, si va lì, si legge, tu racconti le tue storie anche proprio pratiche. Mi ricordo di questo post sul come andare in giro in bicicletta col proprio figlio, non farsi fregare la bicicletta. Quindi insomma, poi consigli invece più legati al mondo del legale, quindi della giurisprudenza. Qual è il futuro di Sharing Daddy adesso? Allora, il futuro di Sharing Daddy, cioè il presente di Sharing Daddy è appena cambiato, perché Sharing Daddy è diventato un papà in bici, e con tutto quello che questo ne consegue, cioè io mi sono messo dalla condizione di papà separato normale alla condizione di papà in bicicletta, che si costruisce il suo futuro e lo racconta, e racconta le sue esperienze da un punto di visione un po' particolare, che è quello di chi va in bici anche a Milano
è uno che si sposta lento ed è connesso molto velocemente, sta più in pace con il mondo, cerca la natura, la lentezza, la riflessione, l'equilibrio, l'equilibrio interiore, l'ecologia, la correttezza nei confronti del mondo, cerca di evitare di spargere PM10, che già ne abbiamo parecchio, cerca di vivere in armonia con l'ambiente che lo circonda, però sostanzialmente usa tutte le armi della tecnologia per essere connesso velocemente. Perché se è vero come è vero che si sposta lentamente e può pensare, il papà in bici quando scende dalla bici è velocissimo nel connettersi e nell'usare la tecnologia. Quindi oltre a Sheng è un per smart, migliorare la propria vita. Uno smart baby. Sì. Io sono un tipo che fa sharing tutti i giorni, perché questo è un progetto in cui racconto la mia vita e il mio punto di vista e lo do agli altri per fare in modo che ci si aiuti, no? E sostanzialmente vedo che la cosa sta cominciando ad avere un certo successo. Credo che ci scriverò dei libri, credo che questo progetto prevederà sempre di più anche una parte video, che adesso è sul mio canale YouTube Fra Facchini, ma avrà una sua realtà, e saranno sempre di più video di avventure, di storie, di giri in bici, di viaggi, di incontri, di persone, di storie di vita normale, basta. In fondo te lo aspettavi però un po' che ci fosse così tanta attenzione intorno a questo tema, giusto? Beh, i numeri sono pazzeschi, ti ho detto quelli della difficoltà, ti dico anche che ci sono 4 milioni di padri in Italia che hanno difficoltà a vedere i figli, però la questione sta cambiando, io forse sono un precursore dei tempi, perché... C'è qualcun altro che tu sappia, diciamo, come un altro, qualche altro sharing daddy in giro? Ma spero che i web spettatori di Milano News me lo dicano, perché io non ne ho trovati, non credo che ce ne sia... come dire, che fanno questo tipo di progetto in Italia, non credo che ce ne sia, sono molto pochi quelli che hanno avuto questa esperienza, non dico positiva, ma civile, serena, sì, composta, di separazione, però ci sono in aumento. E ecco, ad esempio, la tua separazione potrebbe fare davvero scuola, come non viene presa? Io credo che allora, prima di entrare in diretta mi ha chiesto, ma questa città era questa città la sola che poteva dar vita? L'hai accennato anche presentando. E dico di sì, nel senso che solo a Milano poteva succedere perché? Una cosa del genere. Perché? Perché il Tribunale di Milano è fra i più avanzati nel considerare la separazione in una maniera sempre più moderna. Sto parlando ancora di numeri piccoli, adesso magari ci sarà anche tanta gente che dice no, perché io invece mia moglie mi spenna così con la... Ok, dico, nelle tendenze che sta assumendo la giurisprudenza, il Tribunale di Milano è sempre davanti. Okay. Faccio una parentesi, io mi sono trovato ad essere assolutamente impaurito al contrario, perché noi abbiamo fatto insieme a Stefania, che io ringrazierò e non smetterò mai di ringraziare per tutta la vita, abbiamo fatto questo accordo insieme, l'avevamo già fatto noi, siamo andati dagli avvocati a dire scusate ragazzi, si fa così, ma no, si fa così, ma io veramente penserei, si fa così, fine della disquisizione. Questo accordo è stato pensato da noi, digerito da noi, portato avanti da noi, quasi scritto da noi, e gli avvocati l'hanno solo trasformato in lettera giuridica, no? Allora, quando io sono andato al tribunale, era il 4 giugno dello scorso anno, mi tremavano le gambe, perché pensavo, io che voglio essere padre totalmente, che mi prendo carico di tutta una serie di situazioni, che ho fatto questo accordo, che ho già iniziato a lavorare con mio figlio perché ci siamo staccati prima di separarci, perché non ce la facevamo più, che ho fatto tutto questo accordo con mio figlio, camminavo col mio avvocato che mi diceva però sa la casa di prevalenza. Dico, guardi avvocato, ma lei di chi è l'avvocato? È il mio avvocato. Che sì. Non esiste una casa di prevalenza sulla vostra... Non c'è una casa, c'è una casa di residenza del bambino, okay. Che è con la mamma, ma era per non cambiare... Ma non è segnata come prevalenza, non solo di residenza. Non c'è. E
facendo questo cammino, avevo paura che al tribunale mi dicessero no, perché sa, la mamma, e avrebbero potuto spazzarmi via in 10 secondi. Sarebbe potuto succedere il disastro in 2 microsecondi. E invece non è successo, e la persona che ha firmato la nostra separazione si è alzata, ci ha stretto la mano e ci ha fatto i complimenti e ci ha detto: voi due siete straordinari. Però si può fare. Tutti lo possono fare. Mi viene da dire che nella straordinarietà della semplicità di aver fatto i genitori. Sì. Forse, giusto, no? Sì. Io è quello non ho questa non ho la fortuna di essere genitore, ma immagino che appunto credo che poi quando si faccia qualcosa per il bene del proprio figlio sia la più grande cosa, il più grande pagamento. Il bambino si abbia adesso è felice. Ecco, una cosa appunto, molti, io ho raccontato un po' la tua storia così anche ad amici, così, però molti dicevano: beh, però questo bambino non ha più una casa sua, è sempre sballonzolato di qua e di là, ogni volta poi il distacco, il trauma del dire il genitore lo lascia per quell'altro. Tu mi dicevi niente di tutto questo. Niente di tutto questo. Ci sono stati 2 momenti di smarrimento, e 2 momenti in cui ci siamo messi d'accordo, parlati prima, e abbiamo spiegato a Davide che la nostra vita era impostata in maniera diversa. Una è stata una forte crisi di malinconia sulla quale ci siamo confrontati via WhatsApp, avvertiti subito, abbiamo riflettuto, perché era dalla mamma e voleva il papà, e abbiamo riflettuto se partire, non partire. Io ero pronto, sono praticamente uscito in pigiama e ciabatte, erano le 7 del mattino, ero già a metà strada, perché a noi praticamente basta attraversare un parco sostanzialmente per andare dalla casa dell'uno alla casa dell'altro, poco più, diciamo, sì? 800 metri. E poi la cosa è finita, lui si è distratto e io non sono neanche andato, okay, per non ingenerare meccanismi contrari. Per cui allora la prima capacità è anche quella di sentirsi, pensare sempre al bambino e valutare come si risolva la situazione senza tamponare troppo, okay, perché la nostra vita è così. Tra l'altro noi siamo stati facilitati, nel senso che abbiamo sempre avuto vite molto separate, e lui quasi quasi da quando è nato è stato o con l'uno, okay, o con l'altro, per cui avevamo questa facilitazione. Però l'altra grande cosa è stato dire la verità. Quando lui ha chiesto: sì, ok, quella è casa in cui io sto da papà, quella è casa in cui io sto dalla mamma, ma qual è casa mia? Allora, questo è stato un momento importante. Eravamo nel parco, trasferendoci, sì, mi sono seduto, gli ho detto: Davide, questa, dove abbiamo passato i nostri 5 giorni, erano ancora 5 giorni, adesso è diventata una settimana, questa, quella lì è la casa dove stai col papà, ma è casa tua, tanto quanto lo è quella dove stai con la mamma. Sono case tue, uguali. Noi adesso viviamo in 2 posti separati, ma non è cambiato niente nei tuoi confronti, perché noi ti vogliamo bene, ti amiamo come ti amavamo prima, per cui siamo solo una famiglia un po' diversa da prima. Mi ricordavi che è molto bello anche il momento del cambio di settimana, no? Per cui non avviene appunto quella cosa un po' anche da film americano, il pacco che viene portato sotto casa e l'altro che se ne va. Non è per niente così. No, non è così. Davide va a scuola la mattina con un genitore e il pomeriggio viene a prenderlo l'altro genitore. In questo caso anche la scuola, che è la scuola di Mia Imbonati, dove lui stava facendo delle esperienze bellissime. Anche la scuola conta molto, quindi se ci sono separati che stanno guardando questa trasmissione, rivolgetevi alla scuola, fate nucleo educativo anche, sì, con la scuola. E le nostre maestre sono cadute dal pero quando hanno saputo che ci separavamo, perché non avevamo sostanzialmente, sì, fatto in modo che lui non desse segnali, okay, di nessun genere.
E lui dice: ah, allora poi quando vieni ci vediamo martedì, mercoledì, perché io poi nella settimana in cui non sono assegnatario, così come lei, vado a trovarlo 3 volte. Ah, Quindi, ok. che vuol dire che questo bambino vede i suoi genitori tutti e due insieme, cenare insieme un giorno sì, un giorno no, di Ecco, tutta la sua stare vita. insieme e cenare insieme, mi dicevi. Cenare insieme. Cioè, non è che vai, lo prendi, lo porti al cinema, lo porti, magari anche No, lo farai no, sicuramente, anche però è proprio un perché. discorso di stare ancora insieme. Sì, riusciamo a stare insieme. Io ospito la sua mamma Cioè, a ti casa costringono a stare mia. ancora con la tua ex moglie. Sì, Che a no, adesso parte siamo diventati amici. anche. Anzi, Pensa, tu infatti. pensa che da sposati non riuscivamo a Mi parlarci. sembra, infatti, Adesso cazzi, avete parliamo migliorato di anche il vostro tutto. rapporto. Ma assolutamente. Cioè, levato il problema del Hai matrimonio, è trovato. rimasto il Avete meglio. trovato un'amicizia Assolutamente, in dell'altro. nome del bambino, ma assolutamente, figurati. Ed è una cosa, allora, credetemi, non è una favola, è una cosa che si può fare se solo si pensa a far stare la separazione e la genitorialità in due stanze diverse, non comunicanti. Questa è la premessa. Se si riesce a fare questa cosa, tutto il resto viene da sé. Anche la gestione di difficoltà e di momenti brutti, insomma, in buona sostanza. Perfetto. Francesco, allora io ti ringrazio tantissimo. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata e io davvero spero che questa puntata venga vista e rivista da tanti, tanti genitori che so che ci seguono, da tanti padri, ma anche da tante madri che magari possono vedere Assolutamente. una diversa metodologia, un diverso mondo dopo la separazione. Ma pensa che È il pubblico. possibile, mi dicevi, quindi Sì, no, insomma. pensa che il pubblico di Sharing Daddy è per il 46% femminile, per cui Insomma, non sono io non ho solo. nessuno. Cioè dobbiamo anche togliere la demonizzazione di uno dei due Infatti, insomma, genitori, non sono eh. solo quei mostri che chiedono la separazione, chiedendo soldi, chiedendo accompagnamenti. Non è quello un'ex moglie, non è solo quello. Per fortuna, a volte si ha la fortuna di avere una ex moglie intelligente con cui poter discutere. Bisogna avere in testa che costerà fatica, sicuramente. Costerà fatica e dolore comunque, ma lo si fa per il bene dei E propri i figli. padri facciano i padri, perché fare il bancomat qualche volta è anche facile, no? Nel Sì. Ah, senso che, giusto, dici. no, che non si salvino Non dalle esiste. proprie responsabilità di Insomma, genitori se uno può andando. permettersi, non che faccia solo il bancomat, ma che anzi, No, che faccia fare il il padre è un padre, altro discorso, un'altra che cosa. faccia il padre, perché. Mi sembra che, insomma, come dicevi tu, sono due stanze separate, non comunicanti. La genitorialità è una cosa, il matrimonio che finisce è un'altra, non devono parlarsi tra di loro, non devono comunicare questi due mondi. Ma mai E proprio. facendo così, allora appunto, ognuno si prende la propria responsabilità e si vede anche poi se uno proprio è capace anche di fare il padre, può impararlo, credo anche, strada facendo, Io l'ho imparato, non lo non deve sapevo avere paura fare. degli errori che farà, nel senso che saranno comprensibili e normali, ma bisogna tutti i giorni confrontarsi anche con gli altri, come poi tu hai fatto sul tuo sito, appunto dove con altri padri riuscite anche a trovare, immagino, soluzioni condivise, appunto, sharing daddy. Francesco, grazie mille, io spero di rivederti presto. Grazie a Milano News, grazie agli spettatori, grazie a te Fabio per l'invito e quando volete ci facciamo qualche chiacchiera, insomma. Volentieri, molto volentieri. Grazie mille allora e buona giornata. A voi. Grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito questa mattina. Vi do appuntamento oggi pomeriggio, ore 18, con la diretta serale di Milano All News. Personalmente io vi do appuntamento invece a domani mattina con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.